Parliamo ancora di anziani, lo facciamo in maniera più generale e sintetica, ricordiamoci stando attenti, perché la generalizzazione porta ad una semplificazione e alla perdita del particolare. Quindi non generalizziamo troppo, perdendo la ricchezza delle situazioni davanti alle quali ci troviamo. Tuttavia, rispetto al lavoro che andremo a fare, al laboratorio che andremo a svolgere, ulteriore semplificazione va fatta. Abbiamo parlato della condizione, dell'anziano, della condizione della vecchiaia, d'accordo? L'abbiamo fatto, ricordandoci ancora una volta, perché gli anziani sono una delle potenziali utenze dei servizi sociali. Abbiamo detto potenziale, ricordiamoci, non tutti gli anziani, anzi un buon numero di anziani, non entrerà mai in rapporto con le strutture sociosanitarie, magari anche se esistono degli elementi critici nella loro situazione. Ciò nonostante, appunto, sappiamo, per quello che riguarda la nostra disciplina, che un'utenza, diciamo, ed è una parte della società che presenta dei punti di criticità. La condizione della vecchiaia, abbiamo detto, la stiamo affrontando con un modello biopsicosociale. A proposito della componente biologica, abbiamo detto, ripeto, sintetizzando, in generale, le funzioni che riguardano l'organismo umano, dall'apparato cardiocircolatorio a quello muscolare al sistema nervoso, degradano, cioè diminuiscono di qualità, diminuiscono di efficienza. Questa diminuzione è biologica e quindi, dal punto di vista medico, con alcuni esami, può essere resa dal punto di vista quantitativo. D'accordo? Posso compiere tutta una serie di esami che mi testimoniano in maniera oggettiva che c'è questa condizione. Quindi è un denominatore comune di questa condizione. Attenzione anche qui, non tutti allo stesso modo, non tutti, cioè questo degrado c'è, ma non è della stessa intensità per tutti. Questo è un altro discorso. Abbiamo parlato di, quindi, sfera biologica, la sfera psicologica. Quindi io come soggetto, qual è la mia esperienza? Ricordiamoci, ci sono nella sfera psicologica, parliamo di elementi cognitivi, quindi legati in particolare al nostro pensiero, alla nostra attività di conoscenza, ed elementi emotivi. Ok? L'elemento cognitivo, ovviamente l'elemento cognitivo, attenzione, memoria, pensiero, problem solving, eccetera, a che cosa è legato? L'abbiamo detto prima, al sistema nervoso. Quindi attenzione. Piano biologico, siccome il sistema nervoso è meno efficiente, di fatto il soggetto la sperimenterà nella sua vita questa minore efficienza, si renderà conto di ricordarsi meno le cose, si renderà conto di essere meno attento di riuscire a stare meno attento rispetto ad un argomento, ad un programma, ad un libro che sta seguendo, d'accordo? Quindi, sul piano psicologico sperimento questa diminuzione di efficienza. Ci sono delle reazioni tipiche sul piano emotivo, che ricordiamoci è sempre compreso nel piano psicologico, sicuramente. Tutti noi in alcune situazioni, per cui non ci rendiamo conto di non riuscire ad affrontare i compiti che ci vengono posti, i problemi che ci vengono assegnati allo stesso modo, sicuramente sperimenteremo una reazione di insicurezza, una reazione di ansia, una reazione di angoscia, quindi paura immotivata. Questo appunto tutti noi lo sperimentiamo in situazioni concrete, ci troviamo in quella situazione e psicologicamente reagiamo in un certo modo. Ecco, pensate ad un individuo che si trova a vivere situazioni sempre che lo mettono di fronte a questa minore efficienza, naturalmente dal punto di vista psicologico sarà più facile vivere emozioni negative, vivere quindi emozioni che, ricordiamoci, in un certo senso peggiorano il quadro complessivo. Perché non conoscere e non capire bene una domanda di un test è sicuramente un problema,
a scuola, sto facendo un esempio della nostra vita quotidiana, ma se io non divento ansioso, se io non ho una reazione di panico e mi concentro per risolvere questo problema secondo altre cose che ho studiato prima o secondo magari un film che avevo visto o delle considerazioni che ho fatto con un altro professore in un'altra materia, comunque rispondo in una certa maniera alla situazione problematica e posso anche dal punto di vista psicologico emotivo dire cavolo, sono riuscito a risolvere, a tirarmi fuori da questa situazione, non avevo studiato, non mi ricordavo quella cosa, però comunque bene o male ho risposto al quesito e anche il professore non mi ha segnato negativa quella domanda, d'accordo? Quindi torniamo indietro all'esempio dell'anzianità. Ovviamente queste caratteristiche psicologiche che si evidenziano in certe situazioni peggiorano il quadro, d'accordo? Quindi mettono e aggiungono disagio alla condizione di vecchiaia, d'accordo? Infine, la terza sfera è la sfera sociale. La sfera sociale, ricordiamoci, dipende in generale dalla cultura che ci circonda, dal modo in cui noi vediamo in generale le cose. Ci sono state culture per le quali l'anziano era al centro della vita sociale, della vita politica, quindi delle leggi che venivano fatte. L'anziano era un punto di riferimento, ok? Nella nostra società sappiamo bene tutti che la vecchiaia è vista come una sorta di spauracchio. Tutti cercano di dimostrarsi più giovani di quello che sono, di continuare a fare le stesse cose che facevano 10, 20, 30 anni fa. Quindi sicuramente rispetto agli elementi culturali la nostra società metterà la condizione di vecchiaia in una luce diversa rispetto ad altre società. Oppure pensiamo anche alle leggi che riguardano appunto le tutele rispetto alle persone che non lavorano più, perché ricordiamoci anche l'età della pensione fa parte della dimensione sociale. Quindi, quali sono le garanzie per una persona che non lavora più? E soprattutto, la persona che non lavora più, come si sentirà per questa nuova esperienza? La società creerà delle nuove occasioni, delle nuove sfide che permetteranno all'anziano di continuare a valutare, no, a, come posso dire, valorizzare quegli elementi che ancora conserva, perché abbiamo detto non è c'è una diminuzione, ma non è un salto del buio, non è che ci si trasformi da un essere umano in una pianta. Per cui la società ci mette in grado di essere ancora attivi, ci mette in grado di interagire, ci mette in grado di sentirci ancora protagonisti. Questo dipenderà appunto non dal singolo, ma dal contesto sociale. Attenzione, elemento sociale è un elemento anche questo per certi versi oggettivo, perché io posso andare in qualsiasi società europea, in qualsiasi società del Nord America o in qualsiasi società dell'Australia e verificare che esistano tutta una serie di strutture, tutta una serie di tutele per la pensione anziana, d'accordo? Quindi anche questo è un elemento oggettivo, ma questo elemento oggettivo sicuramente entra in gioco con gli elementi psicologici, abbiamo detto. L'anziano si sente valorizzato, ha la possibilità di fare esperienze positive? Sì, allora sicuramente le emozioni che verranno attivate saranno emozioni positive. D'accordo? Quindi il quadro totale migliorerà, ma questo per tutti noi. È ovvio che se ci sentiamo allegri, se ci sentiamo soddisfatti, se ci sentiamo di aver fatto qualcosa di utile, il nostro umore, la nostra condizione psicologica in generale, il nostro atteggiamento nei confronti della vita sarà migliore. Questo, ripeto, è una considerazione banale, però siccome ancora una volta c'è un continuum anche nell'età. Dobbiamo considerare che le caratteristiche psicologiche degli anziani sono le caratteristiche comunque in generale psicologiche di tutti noi. Se sono in certe situazioni, si sentono efficaci, hanno un atteggiamento positivo, hanno uno stato d'animo positivo e viceversa. D'accordo? Quindi, ora veniamo alla parte più propriamente orientata verso il lavoro anche di laboratorio.
Abbiamo analizzato adesso e abbiamo visto come diverse variabili concorrano e determinino la condizione dell'anziano. Questa condizione dell'anziano può presentare, e qui arriviamo al discorso dei servizi sociali, alcune criticità. Quindi l'anziano può trovarsi in situazioni di disagio, può trovarsi in situazioni di sofferenza per le quali entra in rapporto con i servizi sociali. Ancora, può ritrovarsi in alcune condizioni tipiche, biologiche, in questo caso oggettive, di malattia, ma questo per il momento è un argomento che terremo ai margini, d'accordo? Quindi parliamo semplicemente di rapporto con i servizi, rapporto con il sociale di persone che rientrano in una sorta di fisiologia di normalità della condizione di vecchiaia. Che cosa dobbiamo fare adesso? Analizzeremo una serie di documenti che mettono in mostra come noi affrontiamo, dal punto di vista teorico e dal punto di vista delle iniziative, il mondo degli anziani. In questi documenti dovremo andare ad evidenziare i vari passaggi che riguardano vari aspetti, i vari aspetti che abbiamo messo in evidenza, quindi l'aspetto fisico, medico-biologico, l'aspetto psicologico e l'aspetto socio-culturale. Siccome questi aspetti sono legati tra loro, negli stessi documenti troveremo dei passaggi in cui si parlerà di questi elementi e si metterà in evidenza il collegamento tra questi elementi. Quindi la mia richiesta è, da una parte, leggere il documento e capirne il senso generale. Cioè, questo è un documento che parla degli anziani e che ci chiarisce certe cose, e che va in questa direzione. In che direzione sta andando? Sta mettendo a fuoco degli elementi che riguardano il modello medico, la considerazione di alcuni elementi fisici, biologici. Ok, in questa parte del documento sta parlando di questa cosa, però immediatamente, nel momento in cui ne sta parlando, si collega alla parte sociale, quindi mette in relazione queste due variabili. Vedete, qui parla di questo. Oppure, andando più avanti, ah, ok, l'anziano che si trova in situazioni di isolamento ed è quindi scarsamente reattivo, non partecipa, presenta spesso sintomi depressivi di questo tipo, eccetera. Allora, di cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando appunto di una situazione psicologica e che a sua volta potrà, nel testo, potrà essere collegata, per esempio, ad una situazione sociale o oppure ad una sfera, scusatemi, più che situazione, ad una sfera biologica. Okay? Perché? Perché, per esempio, dice che una situazione di depressione abbassa le difese immunitarie, che alcuni studi, eccetera. Okay? Quindi il discorso è senso generale del documento, ma anche andiamo a vedere come nella realtà di tutti i giorni, nella realtà che ci circonda, nella realtà dei documenti su internet, nella maniera in cui possono parlare degli anziani in una trasmissione televisiva, ci fanno costantemente vedere che si utilizza un modello biopsicosociale e che questo modello, nel calarci nel nostro lavoro, nei servizi sociosanitari, è fondamentale averlo chiaro. Avere chiaro di cosa si sta parlando, avere chiaro che tutti questi tre aspetti sono collegati tra di loro. Buon lavoro e a presto.